Allora, mo, questo è il primo piano, la signora come vuole bene, no? Un figlio mi vorrebbe fare senza la fanina, ma te mi vorrebbe sempre scendere a bascia, a pazzo pallone, così. E dice, da già la mezza via, e mi la mezza via, mi ha fatto qua questo, in una fabbrica. Però in una fabbrica non stava buono perché era umidità, cioè stava troppo freddo, cosa. E si mettette in coppa a casa sua a faticare. E ci mettevamo tutti i giorni a faticare i nastri. Quindi ci buttavamo le pizze, preparate, e noi mettevamo in dei cassetti. E nel cassetto mettiamo la busta attorno e bernevo. Poi scendiamo master e poi master mettiamo in vento. Però erano falso. Io ho 16 anni e prima di venire qua andavo rubando per mi divertire con gli amici, eccetera, eccetera. Ma quando hai cominciato a rubare? C'avevo 10 anni, quasi 10 anni, però la prima volta è stata a 8 anni. Quando ero piccolo rubavo sempre da solo. E poi, da quando sono cominciato a diventare grande, sono andato a rubare insieme con gli amici. E che cosa rubavate di solito? Radio, portafogli, facevamo. Ma cosa facevi, scippi o rapine? No, scippi no, andavo rubando i portafogli nei negozi. E quante volte ti hanno arrestato? 3 volte. E che cosa ne facevi dei soldi che guadagnavi? Andavo divertente con gli amici nel bar. Andavo a rubare. E che cosa rubavi? Tutte cose. I chip, braga, tutte cose. Rubavo i macchi. E quanto guadagnavi in un giorno? Dipende. 400, 500. Dei soldi cosa ne facevate? Li spendevo. Cattavano i pan, tutte cose. Una mangiava in una pizzeria oppure un ristorante. Ci veniva a divertire, a scendere la giù. Ma un lavoro lo sai fare? Non hai mai provato a lavorare seriamente? Cosa avevi fatto la prima volta per essere stato arrestato? Ma ricordo. Ero vicino, no? Mi sono ricordato. A livello sempre scip, futto, appartamento, cose. Senti, ma quando andavi a rubare un appartamento andavi da solo o con qualcun altro? Io andavo di due. Ma non avevi paura di andare a rubare? Ho paura. Paura di andare in galera? Pensavo solo a fare i soldi. I tuoi amici quanti anni avevano? 17. Erano pure 17 anni. Di loro 17 anni. Adesso i tuoi amici cosa fanno? Vanno a rubare. Lo scippo o... È firrapino. Eh? Firrapino. Le rapine dove? O ombra. Ma come fate a fare una rapina? Come la organizzate? Ci pensate prima? Cosa pensavo? Diamo la pistola. Ci mettiamo da cocco male, da cocco cucciolo. Io ero di Drasim e uno aspetta fuori che porta male. E Dras, andiamo così, a finta. Andiamo un pacco di biscotti. Lui dice, quando so, faccio la pistola, da che stai nella vita. Senti, che scuola hai frequentato? Fino a qui. Della tua infanzia cosa ricordi? Cosa ricordi quando eri piccolo? Rubavo di terra. E cosa rubavi? I mandarini, cipolla, l'aglio. Sto parlando quando avevo 5 anni. Nei prossimi anni cosa pensi di fare? A rubò. Non ti interessa lavorare? Come? Mi interessa. Però mi hai appena detto che quando esci non vai a cercare lavoro. È logico, perché si agì, mi si cura, ora non mi trovo. Adesso mi trovo papà e vado a fare.
Quanto ti duravano 500.000 lire? In quanto tempo li spendevi? Poco. Per dire il 4, per dire, mi fatti sotto. La sera, per dire, mezzanotte, l'uno, ci sei più. Ci sono passati sfizzica, E gli sfizi quali erano? O fumo, l'eroina, la cocaina, E quando finivi i soldi? Poi non ha preso. Finivi una sera, poi ci veniva con quattro cose. Poi la mattina lasciava la tutte le mattine io andavo, capito? Non ti riposavi mai? Che se io riposo, che ti stanca. Non parla una vespa, mica ti stanca. Tu pensi che questa vita la rifarai? Perché pensi di rifarla? Giusto faccio, Per dire la già dice una faccia e poi esce la faccia, lo dico a fa. E con i tuoi amici eravate... No, amici né bene né male. E adesso i tuoi amici cosa fanno? Mo sono a rubanda. Una rubanda ancora. Dove dormivi di solito quando stavi in giro con i tuoi amici? Che vita facevi? Per dire, la madre non scendeva. Scendevi, perché mi comandano mi. Gli venivano a rubare. E poi i due o tre hanno a casa. E i tuoi genitori, tua madre e tuo padre, cosa dicevano? Ormai non so, capito. Ma non ti dicevano niente, non ti dicevano di non farlo? Oh, dicono, ma io faccio. Perché è loro che poi fa. E quando rubavate una macchina, cosa facevate? Cagiavo. Avevo una botta e un tipo di moto. Non c'è niente. Ma poi con la macchina cosa facevate della macchina? Avevo una puttana scossa. Ordinazione, capito? Ci portiamo una Fiat 1 a destra o è sotto i lag. E mi faccio buttare, capito? Non la macchina vecchia. La Fiat 1 vecchia non ci sapete. Che dici, ti portiamo una macchina S, oppure portiamo una macchina T, U. Ci portiamo una che si tre, tac. Quindi adesso sapete. Tra 500.000 lire la macchina. Adesso non andate nei botti, adesso 9, capito? Ma quando facevi un furto, lo pensavate prima, lo decidevate prima o lo facevate così al volo per caso? No, per dire che lo scasso di ci chiamavo. Ci va giù, stasera mi serve la Fiat 1. E tu ci va tag com'è. Mi vediamo la sera, a tardi, 2-3 notte. Io venivo girando, con motorino per una macchina. Io venivo girando, avrei e ci abitiamo. Hai una puttana abbasciata noi. La mattina c'è una puttana scasso. La mattina di 7 mesi e l'8. Ma tu non hai la patente? No. E la macchina la guidi lo stesso? Come? Ma non hai paura quando fai un furto di andare in galera? Sì, match up. Sì, meno buono, meno buono. Non hai mai pensato di fare un lavoro normale? Mi piace proprio. Che va a dire che le tra 5 mesi e ma e aspettare tutta la settimana potevo fare 100.000 lire, poi si poteva finire, e allora vai in breve, che ho potuto fatica, proprio la fatica, e 100.000 si poteva finire. Andavo a dormire in macchina e in dei treni, mi arrangiavo. Hai mai provato la droga? No, quando mai? No. Senti, quanto guadagnavi con i furti che facevi? Niente, guadagnavo. Sempre 200.000, 300.000. Non avevi paura di rubare, di quando rubavi? E che paura ci sta? Beh, di finire in galera. Questo sì, ma io sapevo che non dicevo a finire in galera. Lui diceva poi quando mi pigliavo, no, già sapevo. Se mi pigliavo, no, già sapevo che non dicevo a finire a Puggeri. O io a finire la comunità qua, o i collamini, già lo sapevo questo. Però non ti importava?
Perché mi servivano i soldi, se no manco io rubavo. I tuoi amici di prima che cosa hanno fatto? Che fine hanno fatto? Stanno anche lì. A Poggiorale. Perché? E per loro hanno fatto. E perché. E tu mi fa uno ship, no? E ci acchiappano tutti e tre. Uno ship a noi. E quanto avevate rubato questa vecchia? 7 milioni e qualcosa. E vi hanno preso subito? No, dicendo, stavamo contando dentro una terra, stavamo spartendo i soldi. Allora, in danno. Posso parlare una purità? In danno tratto, no? In danno tratto, ci trovavamo i carabinieri a rete e ci acchiappavano. E finette mi spartì i soldi. I tuoi genitori cosa pensavano? Lo sapevano che tu andavi a rubare, che c'eri questa vita? Sì. Si passava manco per la capo, ci passava. Facendo questa manca paga. E per colpa loro il cazzo. Perché mio padre non muletta a casa, no? E allora mi sto un cazzo. Perché se mio padre mi voleva tornare a casa, io mi sono a posto.